tutti, chiamo Gianfranco Drogant e oggi andremo a raccontarvi una storia particolare. Ci sono musei che non vengono descritti nelle mappe e non hanno recensioni, ma hanno un valore inestimabile. Ci troviamo allo stadio di Lugano, a Cornaredo. Penserete che il museo sia qua dentro? Niente affatto. La storia si collega perché ci sono cimeli e perché ci sono persone che collezionano delle maglie, precisamente delle maglie particolari. Non importa se sono di serie A, di serie B, se sono di campionati esteri, non ha nessuna importanza, perché hanno comunque un valore inestimabile, dalla prima all'ultima maglia. Hanno tessuti diversi, hanno loghi, hanno scritte, però lui li colleziona tutti. E adesso andremo a presentarvi Stefano Bai. Abita a Lugano e colleziona ben quasi 2000 maglie. Ciao Stefano. Ciao Gianfranco. Benvenuto e grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Allora, raccontaci un attimino la tua passione, raccontaci come nasce, quando nasce e quante magliette collezioni. Allora, la mia passione nasce nel 1990, durante i mondiali che ci sono stati in Italia. Io abitavo a Milano e ho visto crescere, diciamo, la ristrutturazione dello stadio San Siro da casa mia. E da lì è nata un'evoluzione, diciamo, di magliette che avevano dei colori particolari, dei disegni particolari. Già li disegnavo quando ero piccolino io, quando giocavo. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni. Certo. E non so come mai mi piacevano le magliette. E le disegnavo. Le disegnavo su un quaderno. Dopo la scuola la mia passione era quello. Rispetto magari ad altri compagni di classe, io facevo quelle cose lì. E da lì è nata questa passione. Diciamo che nel 1990 si è sviluppato il merchandising a livello di maglie, che prima non esisteva, c'era un tessuto che era diverso. E pian piano, da una primissima maglia di una Coppa Campioni, è nata quest'idea che non era ben sviluppata come quella che ho adesso, però è cresciuta nel tempo, man mano, con i valori che poi ho dato alla singola maglietta, che rappresentava una società, una comunità o un gruppo di amici, ecco. Bene, allora vi ospito a visitare il mio museo. Grazie. Eccoci quindi a casa di Stefano Bai, andiamo ad ammirare la tua collezione. Qual è la tua prima maglia? Da dove è partito tutto il tuo progetto? Allora, la mia primissima maglia, la numero 1, sì, mi diceva il Paperone dei Paperoni, è questa maglia qui. È una maglia del Fram di Reykjavik, club islandese, di una partita di Coppa Campioni, giocata contro una squadra greca, trovata per puro caso in un negozio, quando sono andato a Milano, e ho trovato un collezionista, che lui era greco, e abbiamo parlato di questa cosa, gli ho parlato della mia passione e lui mi ha venduto questa maglia. Quindi ce l'ho esattamente dal 1991. Io prima avevo solo un'idea e questa è stata la primissima maglia indossata proprio di una partita di Coppa Campioni del 1990. Bene. Adesso ci spostiamo nella parte del tuo museo. Sì. Dici più o meno i tessuti delle maglie, come variano, come si riconosce una maglia originale da una falsa. Allora, innanzitutto l'evoluzione, come c'è stata in tantissime cose nel mondo, è variata anche nelle maglie da calcio. Prima, come ti accennavo, prima allo stadio, prima del 1990, i tessuti erano diversi. Innanzitutto non c'era il merchandising, quindi c'erano delle magliette con un tessuto molto pesante, chiamate lanetta. Con l'introduzione del merchandising e, diciamo, come startup il mondiale del 1990, i tessuti sono diventati un po' più, diciamo, leggeri. L'evoluzione da prima erano maniche lunghe, c'erano maglie di tenuta molto larga. Adesso, perché c'era ancora il sarto, adesso con tutte le aziende, tantissime marche, la Global
globalizzazione che c'è nel mondo, diciamo che i tessuti sono molto 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 leggeri, perché comunque l'attività fisica di un calciatore è adesso molto intensa, quindi si suda e c'è una comodità proprio, quindi anche nell'aderenza di un tessuto che è praticamente molto comodo, adatto più al calciatore che invece. Allora, per quanto riguarda il commercio delle maglie, Gianfranco è diventato un business, si è perso tantissimo il valore che c'era prima, diciamo, della singola maglietta che il tifoso magari o il bambino lo regalava. È nato tutto in Inghilterra. L'Inghilterra è stato il primo paese che ha commercializzato, diciamo, la maglia, quindi c'era il tifoso che andava allo stadio con la maglia della propria squadra, fiero, e tutta la famiglia la portava. Diciamo che adesso è diventato proprio un business, quindi si sono persi anche, non so, il colore, il disegno che rappresentava prima il simbolo di una società, e l'ha completamente cambiato, quindi si fanno anche 3-4 maglie per stagione. E naturalmente anche nel mondo dei collezionisti c'è chi ne ha approfittato, quindi ci sono dei, diciamo, mercenari che quindi hanno dei prezzi molto folli. La mia, diciamo, collezione invece è una collezione legata proprio alla tradizione, quindi quello che riguardava proprio il singolo, la singola maglia riguardante un club, un popolo, una nazione, una città, quindi che rappresenta un qualcosa che ti dà un'energia dentro di un valore che un tifoso, un appassionato di questo meraviglioso sport che si pratica in tutte le angoli del globo può avere. Chiaro. E notavo nella tua bacheca che hai dei quaderni, hai dei cimeli, ci puoi descrivere che cosa sono? Cosa allora, la mia passione è nata quando ero a scuola e io disegnavo le maglie. Guardavo 90° minuto, campionato italiano, e disegnavo le mie magliette. Poi, giocando a calcio, ho iniziato ad appassionarmi vedendo proprio queste magliette e avendo il Subbuteo. Il Subbuteo era il primo, diciamo, gioco, non c'erano i videogiochi, c'era un gioco di tavola con tutte le magliette. Disegnavano a cercare ed era un ricordo bellissimo. Sì. Poi dopo, per un infortunio, sono andato a fare l'arbitro e quindi quando ero l'arbitro, diciamo che c'era una cosa che facevo quando parlavo di società che non, diciamo, prendevo mazzate, chiedevo alla squadra se mi dava la propria maglia. Quindi anche lì è stato un modo di relazionarmi con le società, e fino a quando ho fondato il Ground Up in Europe nel fine anni 90, più primi anni 2000, che è quello proprio della collezione legata alle maglie piuttosto che a uno stadio, a un campo di calcio in tutta Europa. Quindi ground hopping è sia visitare che collezionare? Sì, esatto. Ground hopping vuol dire per me legare a un qualsiasi campo di calcio, un rettangolo verde, legarlo a chi lo pratica. Quindi che sia un gruppo di amici, una squadra di calcio, una nazione, un torneo, c'è sempre legato una maglia, perché chi si incontra, siamo avversari, io una maglia e tu un'altra. Indistintamente dal colore, esatto, dalla bandiera. La mia collezione, il mio motto è proprio questo, legato a un rettangolo verde con un colore, un simbolo legato a due squadre, certo, che si affrontano. Una globalizzazione del mondo tramite le maglie, il calcio, esatto, c'è sempre stato così, cioè quando anche purtroppo nelle guerre, quando dovevi scontrarsi c'erano dei colori diversi per identificarsi, quindi questo è il mio motto. Ok, adesso la parte forse più curiosa, mostraci questo museo che indubbiamente io lo sto vedendo ed è pieno di colori ed è una stanza, proprio una stanza completa. Sì, solo di maglie. Esatto. Quante esatto. sono di preciso? Di preciso sono 1950. Beh, proprio due magliettine proprio in croce. Beh, allora io andrei a vedere perché merita, le immagini meritano proprio di vedere questo museo che riempie gli occhi. Thank you.
perché è bellissimo. E mi piacerebbe capire nel tuo ordine come li hai catalogati e se sono divisi per nazioni, se per colori. Allora, all'inizio erano tutte insieme perché è normale, non avevo ancora in mente il progetto che ho sviluppato negli anni. Adesso, quando ho costituito questo museo, le ho divise per nazioni. Innanzitutto la Svizzera, che è il paese che mi ha dato ospitalità negli ultimi anni, quindi sono divise dalla lettera A, sono in ordine alfabetico, alla lettera L e poi dalla lettera M alla lettera Z. Okay. Questo riguarda anche l'Italia e poi riguarda tutta l'Europa. L'Europa naturalmente è divisa proprio in ordine alfabetico, quindi sono in ordine alfabetico partendo dal paese, quindi non la sigla che c'è prima, tipo il football club, ma proprio il nome della squadra. Ok. Nel tuo cimelo vedo che hai delle magliette particolari messe da parte. Sì, io ci tenevo per questo giorno innanzitutto ad esporre la maglietta di Gianluca Vialli, che è venuto a mancare poco tempo fa. Questa è una maglietta preparata per la finale di Coppa Campioni che hanno vinto contro l'Ajax a Roma, e autografata proprio da lui, perché secondo me lui è sempre stato un simbolo di un giocatore molto onesto e una bravissima persona. E poi volevo dedicare anche questa giornata purtroppo al popolo turco, che ha subito col terremoto delle gravissime perdite, e questa è una maglia indossata di una società turca, Trabzonspor, sì. E le ultime due come simbolo, allora a destra c'è la nazionale sammarinese, perché la nazionale sammarinese, io sono andato a vedere una delle primissime partite che aveva fatto di Coppa UEFA dei club, e non avevano merchandising naturalmente, però sono andato in un negozio che stava producendo le maglie, mi hanno dato quella della nazionale di San Marino, che rappresenta, diciamo, una piccola nazione che però dà modo attraverso il calcio di esporre la loro notorietà, e quindi non a livello dei grandissimi club, però anche loro hanno la loro scena internazionale nel mondo. In ultimo, che era quello che vi raccontavo prima, il calcio si pratica in ogni parte del globo, e questa maglia qui è la maglia del B67 di Nuuk, che è una squadra della Groenlandia, che è un paese, la terra dei ghiacci, dove hanno un campionato che dura 2 settimane, quindi in 2 settimane loro organizzano il campionato. E questi secondo me sono i simboli, come vi ho detto prima, di un calcio che ha ancora tradizione, quindi quel calcio che ha ancora un valore di una maglietta, di un popolo, e rappresenta attraverso i colori sociali, attraverso questo sport, dei valori che dovrebbero essere. Molto bello. Soprattutto anche in Groenlandia, pensare che se giochi a calcio deve essere un qualcosa di incredibile. Sì, loro hanno dei campi, adesso li stanno facendo in sintetico, ma giocano sulla terra. Quindi hanno i calzoncini lunghi, non hanno i calzettoni corti, non vengono pagati, non hanno tribune, non hanno uno stadio, e la gente va a vedere sulla roccia, quindi magari anche con condizioni meteo, il calcio che piace a me. Genuino, insomma. Sì, esatto. Molto bene, io ti ringrazio veramente per la tua disponibilità, per la tua ospitalità, complimenti per la collezione. Grazie mille. Spero che tu avverrai ancora di più questa tua collezione. Sì, il progetto è di continuare a sviluppare, diciamo, la collezione. Non c'è una meta. Diciamo che è aperto a tutto quello che verrà attraverso il mondo del calcio. Quello che invito, diciamo, il consiglio che do ai collezionisti di qualsiasi cosa uno colleziona è di farlo con il cuore, con l'amore, dando un valore a quello che uno prende. So benissimo che ci vogliono soldi, ci vuole del tempo, però penso che se hai una passione di qualsiasi cosa ti dà veramente grandi soddisfazioni di avere una maglia che non sia quella di Cristiano Ronaldo, ma anche la maglia di un piccolo club che insieme a una maglia di un grandissimo club dà veramente tantissime soddisfazioni.
Bene, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, grazie a Grand Hope Europe, comunque la tua associazione che alla fine porta avanti questo tuo progetto di visite e di collezione. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ci vediamo per la prossima puntata. Un saluto a tutti da Gianfranco Drolland.